Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con il Samsung Core B Pro e vogliamo far vedere come funziona il discorso del sensore GPS integrato. Vediamo di riuscire a zoomare. Come vedete, andando nelle impostazioni del telefono e andando su in posizione GPS, su stato satelliti il telefono stesso dovrebbe poi prendere la posizione. All'interno ovviamente di un edificio questo risulterà sicuramente più difficile, al momento poi ci troviamo vicino alla finestra, quindi vedete rileva un satellite, due satelliti, probabilmente ne rileverà anche tre. Magari portando un attimo di pazienza riuscirà comunque a raggiungere una triangolazione sufficiente. Ecco, come vedete la triangolazione è avvenuta, vediamo di riuscire a coprire agevolmente la posizione GPS, rileva, c'è la possibilità poi anche di settare e vedere la longitudine, la latitudine e l'altitudine, e con GPS Plus possiamo velocizzare questo download. Con l'opzione scarica dati, verifica durata della validità dei dati scaricati, e possiamo anche attivare o meno il download automatico. Tutto questo perché, andando poi menu, andando poi in Google e andando poi in mappe, si apre l'applicazione che permette appunto la geolocalizzazione su una mappa. A questo punto il caricamento dovrebbe proseguire. Se premiamo a lungo poi il tasto centrale, ci permette comunque il passaggio, come vedete, dalla nostra applicazione Google Maps allo sfondo principale. Quindi in pratica ricorda un po' il funzionamento del multitasking su Symbian, in quanto si preme il tasto menu centrale e si può passare da un'applicazione all'altra. Il telefono in sé poi, come vedete, mantiene attivo anche in memoria quanto è rimasto aperto, viene segnalato da queste spinning wheel, ha anche poi Facebook, MySpace, le communities, la possibilità di avere un instant messenger, il lettore musicale, la possibilità anche di navigare su internet, e poi può avere altre funzioni, diciamo, di base, come può essere per esempio il timer, il cronometro o il convertitore. Per quanto riguarda la navigazione internet, questi sono i giochi, di base trovate Asphalt 4, però è installato per esempio anche Parringo e Google Maps tra i giochi, quindi tra le applicazioni installate, perché questo telefono le uniche cose che potete in pratica installare sono, insomma, giochini Java in pratica, applicazioni Android, iPhone o Symbian, che dir si voglia, sicuramente su questo telefono non le potrete installare, quindi diciamo che come applicazioni sì, in Java c'è ben poco, ecco, di interessante, insomma il panorama su Java è sicuramente più ristretto rispetto agli altri panorami applicativi. Se andiamo su internet, inserisci URL, scriviamo formobiles.info, vedete la tastiera poi mantiene la sua retroilluminazione discretamente visibile al buio. In questo momento vedete il caricamento della pagina, in questo caso, avendo il supporto a Java, è possibile installare browser di terze parti. Il problema principale è il fatto che la risoluzione del telefono è comunque scarsina, non è che abbiamo una risoluzione tipo 800x480, quindi la pagina, come vedete, si vede davvero in misura ridotta. Lo scrolling d'altronde non è dei più agevoli, come vedete temo si sia incastrato. Attendiamo un istante che termini il caricamento della pagina.
No, come vedete, purtroppo con pagine di un certo peso fa fatica, come vedete lo scrolling stesso è insomma un pochino legnoso, ecco. Purtroppo questo è il difetto di avere un sistema operativo non modificabile, quindi non personalizzabile da parte dell'utente, per cui se Samsung poi va creando un aggiornamento che snellisce lo svolgimento delle operazioni, quali per esempio download e rendering di una pagina web, va tutto bene, si installa e il servizio in sé si rende utile, altrimenti se non potendo poi apportare personalmente modifiche al telefono, è ovvio che se il telefono è lento o comunque si incastra, si possa comunque concludere poco. Come vedete, al termine della pagina web la cosa migliora leggermente, e tuttavia sì, purtroppo come vedete lo scorrimento in sé non è dei più agevoli. Pregevole il fatto che il layout della pagina non venga devastato, in quanto comunque mantiene la forma che noi gli abbiamo dato, però insomma capite bene che la navigazione web in queste condizioni non è comunque allo stato dell'arte. Questo comunque è un telefono nato per la messaggistica. Come vedete, in questo istante è uscito l'avviso che le risorse sono comunque terminate, probabilmente la pagina o era troppo ricca di contenuti o comunque il telefono aveva esaurito le sue risorse, ma insomma capite bene che un telefono comunque appunto easy, nato per la messaggistica, pretendere che navighi con la stessa velocità di un iPhone per esempio è comunque impensabile. A questo punto continuiamo con la chiusura dell'applicazione, giusto per terminare la video recensione con la videata principale del telefono. Facebook funziona discretamente, insomma è un applicativo come tanti, insomma in ogni caso Facebook visto su un telefono di queste dimensioni è quantomeno frustrante da poterlo utilizzare, e un approfondimento su Facebook pertanto è un pochino in più, per questo non lo faremo. Abbiamo provato, giusto anche così per poter effettivamente vedere con nostri occhi quanto era buono, ma insomma alla fin fine è un telefono che va bene per la messaggistica, va bene per telefonare, ha un'ottima durata della batteria, buona portata del segnale Bluetooth e non abbiamo poi nemmeno incontrato particolari problemi con le connessioni Wi-Fi. Pertanto noi appunto come Messaging Phone lo promuoviamo. A presto, un saluto da Giuseppe Ragozzino.